Ben ritrovati in questa che è diventata la docufiction della serie Ore 11:36, storia del depistaggio sul Ponte Morandi di Genova. Docu perché cerco di documentarla il più possibile, in attesa di un dibattito serio. Fiction perché si basa su filmati diffusi dai media, tutti manomessi. Oggi vediamo la prima parte del video diffuso ieri sera, 3 ottobre. Quella che vedete è l'inquadratura di una telecamera all'altezza del numero 110 circa di Corso Perrone, dietro il distributore Eni. Una telecamera che riprende un fotogramma al secondo. Non a caso guardiamo il fotogramma delle ore 11:40 e un secondo. Il ponte però è crollato 4 minuti prima, secondo più, secondo meno. Se l'orario fosse corretto, assodiamo sia così, questa immagine è stata registrata dopo, a disastro finito. Questa è la posizione della videocamera in via Perrone rispetto al ponte. Questa invece è la posizione della videocamera ovest di Autostrade SPA. E questo il pilone che è crollato, che dalla videocamera di Via Perrone non si può vedere, in quanto ci sono alberi e costruzioni in linea d'aria. Quello che si vede o è il pilone centrale, mentre quello di Levante può essere nascosto dal palo, o addirittura il solo pilone di Levante, quello più lontano. In ogni caso, il pilone ripreso non può essere quello crollato, che comunque alle 11:37 non esisteva più. Google Earth calcola in 600 metri la distanza in linea d'aria tra la videocamera ovest di Autostrade e il pilone crollato. La distanza tra la videocamera di Corso Perrone e il pilone centrale è di 1200 metri, mentre di 1350 metri il pilone più lontano. Alle 11:36 e 30 secondi, l'ultima immagine di Di Giorgio con l'ex pilone a 400 metri è questa. Alle 11:36 e 34 secondi, l'ultima immagine di Autostrade a 600 metri. Alle 11:36 e 39 del video integrale del 26:9, l'ultima immagine, sempre a 600 metri, era questa. Alle 11:40:01 possiamo invece godere di un pilone ad almeno 1200 metri e di un panorama così. Esattamente un secondo dopo, però, si trasforma in questo. Una nube di polvere o maltempo che si voglia credere, che in un secondo ha coperto più di un chilometro di visuale, ovvero che ha viaggiato a circa 3600 km orari. I complimenti miei vivissimi al videomaker che continua a prendere tutti per i fondelli.